cosa ne pensate delle misure attuate per il coronavirus? Sono troppe fatte esagerate per me. Troppa informazione sbagliata. Dovevano farla più piccante, sì, ma incisiva. No, stiamo dicendo che non abbiamo paura, siamo tranquilli, che purtroppo è il lavoro che ci rimette, hai capito? Ecco, dopo dico, sta a noi persone, se uno ha il raffreddore o la tosse, sta in casa oppure si ripara, non lo so. Però insomma, io sono tranquilla. Un po' meno per il lavoro, purtroppo è quello che ci rimette. Se fossero rispettate al 100% qualcosa si riuscirebbe ad avere, ma invece penso che sia un po' difficoltoso metterle in pratica tutte, credo io. Si è fatto solamente, no, si è creato proprio il panico, non mi sembra eccessivo, perché abbiamo avuto altri virus, altre cose come la SARS, la mucca pazza, forse anche peggiori, pericolose. Si è fatto troppo casino, troppo. E le misure, certo, abbiamo in Veneto abbiamo dei grossi centri sanitari come per esempio Padova, Verona, che subito si sono mossi e non siamo secondi a nessuno, hanno solamente creato panico, le altre nazioni ci hanno subito messo da parte, solo panico. Sono tutti dei palliativi e quindi quelle delle banche che non li fanno entrare, quelle delle poste che non le fanno entrare se non 4-5 alla volta, e dopo fuori c'è una coda infinita, quindi non servono a niente. Ecco. Tutta una pagliacciata come il coronavirus, è una comune influenza, diciamo, e che i giornali piuttosto, purtroppo, sono stati gonfiati da... Insomma, sicuramente ci sono delle priorità che devono essere mantenute, sicuramente la salute, dobbiamo adeguarci un po' tutti, insomma. In generale, che dobbiamo stare attenti, però non a creare allarmismo in questa maniera. Grazie mille. Prego.